Ciao a tutti, Bullet Game 2 più 1. Larsen, caratterizzata dalla spinta del bianco in B3. L'idea è quella di sviluppare l'alfiere di donna su questa grande diagonale ed eventualmente attaccare la rocca avversario. Da Lucky Master non si sottrae alla lotta. Arrocca sul lato di re senza pensarci due volte e adesso cerca di preparare in qualche modo il controgioco. Allora, qui il controgioco può essere basato sostanzialmente dopo aver contribuito a creare questo blocco pedonale sulle colonne B e C. Allora, questa qui sarebbe interessante, però il nero preferisce avere la colonna aperta, eventualmente per ridurre in qualche modo anche la pressione dell'attacco bianco che potrebbe scaturire sul lato di re. Presumo che il bianco adesso giocherà torre a 1 e invece no. E quindi ce ne approfittiamo subito, torre a 2. Questa torre è molto attiva, attacca diversi pezzi. Spingiamo, creiamo tensione. Qui mi aspetto E5. Su E5 le mosse più ragionevoli sembrano cavallo H7 e cavallo E8. Invece no. Beh, in tal caso cambiamo in E4. Cambiamo in E4 considerato anche il fatto che il pedone in E4 è in presa. L'alfiere in B2 è molto forte, ma lo è anche quello del nero in B7. Cavallo C3, si attacca la torre, si attacca l'alfiere, adesso qui il nero ha l'imbarazzo della scelta se catturare in C3 o in E2. L'idea è quella di non indebolire questo pedone che sarebbe stato doppiato, anche se libero e passato. Donna D3. Si esercita pressione sul cavallo F3 che è attaccato anche dall'alfiere e si esercita pressione anche sul pedone B3. Qui adesso bisogna fare attenzione, c'è una minaccia molto concreta di matto in una. Proviamo a pararla con alfiere F8. Considerato il notevole vantaggio materiale, il cambio sembra più che vantaggioso per The Lucky Master. E qui. Sembra decisamente una posizione vincente. Non dico vinta perché non lo è mai finché l'avversario non abbandona. L'avversario ha abbandonato e quindi direi che va bene così. Probabilmente Bianco sperava in qualche modo di sviluppare un attacco tipico nella Larsen, avendo l'azione dell'alfiere Camposcuro sulla grande diagonale a 1H8, piazzare la donna sul lato di re. Ed eventualmente dare un bel matto in B7. Così non è stato perché The Lucky Master si è difeso comunque sì in maniera adeguata e poi ha preparato il suo controgioco partendo dalla colonna A per poi esercitare la massima pressione possibile sul pedone E. Questo ha portato ad un vantaggio materiale. Il bianco ha dovuto cominciare in qualche modo a legare i propri pezzi per difendersi e infine la vittoria del nero. Spero che la partita vi sia piaciuta, se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, tante belle cose.